Esiste in Italia una generazione che non ha conosciuto l'ideologia, nata e cresciuta mentre i muri crollavano e le dirigenze venivano spazzate via dalle inchieste giudiziarie, sfugge alle categorie del Novecento, chiamata a schierarsi o a reagire per o contro un modello di società e consumo che prescindeva dall'ideale, è stata investita dalla tempesta della pura comunicazione, della guerra al terrore, del populismo laccato e della convenienza individuale come regola di vita. Una generazione senza risposte e a cui si era smesso di fare domande. Oggetto del desiderio del consumo, immagine di poteri ulteriori che di essa hanno ricercato solo l'apparente. Una parte di quella generazione ha trovato nel Partito Democratico un luogo di speranza, non perché ne assorbisse le linee concrete che dalla sua nascita sono state altalenanti e spesso fallimentari, ma perché in esso ha intuito la possibilità di ripensare una società ormai sgretolata dalla stanchezza di un secolo terminato. Un partito tutt'oggi attraversato da tensioni eterogenee, che nelle sue dimensioni ed aspirazioni ha lasciato ampi vuoti, in cui nuove menti e volontà si sono avventurate per interrogarsi sulla propria esistenza sociale, nelle scuole, nelle università, nelle proprie occupazioni e nelle storie di delusione, abbandono e sfruttamento in cui si sono riconosciute. Una generazione che guarda all'Europa e al mondo con un rinnovato senso di solidarietà, che non nasce da un precetto, ma dalla presa di coscienza di un vivere sociale che condivide i propri destini, senza più le barriere che fino a ieri sembravano insormontabili. Una generazione che non è entrata nel partito perché è candidata, che non ha ricercato le sue orme negli interventi ad anno zero nelle dirette di UDEM, ma che è entrata dalla porta più vicina a sé, quella di un circolo territoriale, compiendo un gesto semplice e al contempo generoso nel mettersi a disposizione di un progetto ancora tutto da costruire. Circoli in cui una massa volenterosa di giovani leve ha lavorato, vissuto, sofferto e combattuto perché si cominciasse a gettare le basi per una società diversa in cui potersi riconoscere e crescere. Questa tensione viene ad un congresso cittadino e territoriale portando con sé un messaggio che va oltre le case, i quartieri, le città e le nazioni, ma che non rinuncia a partire da quelle stesse case e quartieri, convinta che nel dramma dell'attuale società italiana soltanto da lì può nascere lo slancio verso un'alternativa reale a ciò che oggi rifiutiamo come nostro destino. E nella semplicità di un dialogo con una persona che passa per caso in un volantinaggio esprime la sua volontà di presenziare al congresso come risorsa per costruire tutto ciò che ancora manca. Lo ha fatto vivendo i luoghi del partito, aprendo i suoi circoli, imponendo argomenti di discussione, tentando di far prevalere sempre la proposta alla critica. Ha ricercato spesso solitaria e non compresa un'educazione minima ed un'etica in cui riconoscersi e farsi riconoscere. Ha fortemente voluto che le idee che immaginava per il mondo fossero riflettute in ogni piccola azione che veniva compiuta nel e per il partito. Ha diffuso l'idea, ad esempio, che se si voleva rappresentare il progetto di una società ecosostenibile, il primo passo doveva essere avviare la raccolta differenziata nei circoli. Ha attuato la solidarietà prima ancora di dichiararla, impegnandosi nelle raccolte fondi territoriali. Ha affrontato la precarietà ancora prima di teorizzarla, denunciando gli stage, tirocini e collaborazioni gratuiti a scapito delle nuove generazioni, nelle imprese, nelle amministrazioni, nel partito stesso e nelle attività sindacali. Ha difeso la scuola e l'università pubblica, rivendicando coraggiosamente il proprio diritto di partecipazione di fronte al radicalismo dei movimenti studenteschi. Ha bussato a ogni porta che conosceva per chiedere un voto contro la deriva nei momenti più drammatici della storia del nostro giovane partito. E lo ha fatto senza chiedere nulla in cambio, se non la speranza di poter invertire la rotta. Potrebbe apparire inconsueto parlare di tutto ciò in un congresso territoriale. Ma per quanto ampie possono essere le idee e le aspirazioni, esse devono partire dalle piccole cose prima di farsi grandi. Il congresso cittadino e quello dei circoli è un'occasione irripetibile per permeare il tessuto del partito di queste volontà e potenzialità, inserendo una nuova generazione nei direttivi e a capo dei circoli, dandogli peso nel direttivo cittadino e nell'esecutivo stesso. Una richiesta ed una pretesa, perché è venuto tempo di mettere a disposizione del progetto le nostre migliori risorse, nei luoghi in cui saranno più utili, nei quartieri e nelle città, immaginando i circoli come laboratori di quel domani che rivendichiamo come nostro e a cui non rinunceremo mai, neppure quando definitivamente sconfitti. Thank you.
la nuova generazione dentro il PD. È un tema acuto perché per noi non basta confrontarci con altri. Noi abbiamo una questione in più. C'è l'urgenza di, come ho detto qualche mese fa, di consegnare questo partito ai nativi del PD. Noi non avremo compiutamente il Partito Democratico finché questo partito non sarà in mano ai nativi del PD, cioè a quelli che non hanno alle spalle gloriose o meno gloriose tradizioni, storie e politiche. E quindi potrà venire fuori, diciamo così, quel pensiero nuovo, quella cultura politica nuova che vogliamo essere la base del grande partito del secolo dei riformisti italiani.